Un saluto da Mariella Dei da Cannes. Siamo allo Short Film Corner nel mercato del film. Accanto a me ci sono Linda Frattini e Laura Giannelli, regista e produttrice di Spider Boy. Spider Boy da oggi è in rotazione qui nello spazio a disposizione del mondo, perché tutti i produttori, tutti i registi, tutti i realizzatori di corti da qualsiasi parte del pianeta si incontrano qui per avere contatti, per avere ispirazione, per vedere soprattutto e anche per formarsi, perché ci sono poi conferenze, corsi di formazione, tanti spazi che mettono in comunicazione le varie professionalità. Linda, l'emozione è grandissima, da Rassina in Casentino, tutte e due a Cannes, uno dei festival più grandi e importanti del mondo. Sì, l'emozione è veramente grande e è anche impegnativa, cioè nel senso bisogna impegnarla bene questa emozione, perché qua ci sono molte cose da fare, ci sono molti, molti eventi e non è semplice sia partecipare agli eventi sia riuscire a, insomma, a seguirli, perché poi sono in lingua inglese, se non anche in lingua francese alcune volte, quindi insomma bisogna scegliere gli eventi giusti per poterli seguire al meglio, però è un'emozione grandissima, molto bella. La produttrice che cosa ne pensa? Questo Spider Boy ha delle potenzialità? Intanto l'emozione di vederlo qui inserito anche in un catalogo che porta il logo di Cannes, penso che sia già un risultato. Allora, intanto volevo dire che la produzione chiaramente non è la mia, ma è della cooperativa L'Albero e la Rua. L'emozione è tanta, perché insomma quando siamo partiti sicuramente non pensavamo di arrivare qui, ma così come in tanti altri festival dove siamo presenti. Quindi per quello che riguarda insomma il nostro percorso, felicità pura, ecco. Intanto domattina Linda Frattini seguirà un corso, una conferenza che si intitola Dal corto al cinema. E questo è il percorso, questo è il passaggio da fare adesso. Sì, ho avuto la possibilità di scegliere alcuni eventi qua proprio allo Short Film Corner, e tra quelli che ho scelto proprio dal corto al film, perché è ciò che mi interessa di più adesso. In questo momento il passaggio al film, insomma al lungometraggio, è il mio sogno e sto anche pensando, insomma sto presentando, cercando di presentare ai vari produttori che ci sono qua al festival il mio progetto di lungometraggio, e vediamo che cosa succederà. Insomma è una bella storia, una storia che riguarda la resistenza, è un medico che ha salvato molti ebrei, io ci tengo particolarmente, sono molto appassionata, ho molto materiale riguardo a questa storia e spero di poterlo presentare a più produttori possibili per poter andare avanti con il progetto. Intanto Spider Boy non si ferma qui. Allora, diciamo che non vuole essere per noi un punto d'arrivo, perché sicuramente questa collaborazione con Linda speriamo che vada avanti e speriamo che in Casentino si possa formare una rete di soggetti che vadano a sposare anche nuovi progetti. Diciamo che la realizzazione di un corto come questo è sicuramente un forte impegno sia di risorse umane ma anche economico, quindi l'abbiamo supportato perché ci interessava portare avanti il tema dell'amicizia, della diversità e dell'accoglienza, tutti i valori che la cooperativa ha in sé, e speriamo di poter andare avanti con altri progetti, forse anche più ambiziosi. Chiaramente però questo ha bisogno del territorio, della partecipazione anche di altri soggetti imprenditoriali del Casentino. La marcia del film, il mercato del film, dove c'è lo Short Film Corner e noi seguiamo Linda Frattini e Laura Giannelli verso lo spazio casentinese che noi andiamo a seguire oggi a Cannes.